e tutto un mondo di esperienze anche lì, veramente meraviglioso, guardi. Noi eravamo lì, a Leopoli c'era l'ospedale che era perfettamente in funzione. Gestito da polacchi o da italiani? Era gestito da noi italiani. Dunque, quello lì era il manicomio della città di Leopoli. Sono arrivati lì i tedeschi, hanno cominciato a prenderlo loro come ospedale per loro e hanno ammazzato tutti i matti. Mentre le suore che c'erano lì le hanno confinate giù nei sotterranei e continuavano a fare le pulizie di quella roba che mandavano fuori con le lenzuola, eccetera, mandavano giù queste suore. Quando siamo entrati in linea noi italiani, i tedeschi facevano sempre quei gesti meravigliosi, no? Eravamo sulla linea per correre i nostri treni. Quell'ospedale lì l'hanno dato in omaggio, in dono alla sanità italiana. E lì si è messa la nostra sanità. E lì poi le cose come hanno continuato all'italiana, cioè come dal punto di vista militare perfetto. Dire, i nostri facevano tutto alla perfezione. C'erano i piantoni, che erano i soldati di sanità, che continuavano a fare la parte piuttosto bene, fare bene tutto, tranne che quando ho cominciato a esserci continuamente arrivi di gente dal fronte che veniva a soccorrere lì, i piantoni italiani facevano la loro parte bene durante tutta la giornata, poi la sera andavano a dormire. I soldati di notte avevano bisogno di pappagalli, avevano bisogno della, come si chiama, per la pipì, uno il pappagallo, quell'altro, con lo strumento lì, con il pitale lì per pappagallo. I soldati facevano la loro parte fino a una certa ora, poi andavano a dormire anche loro, tra l'altro dicevano se noi non andiamo a dormire domani nessuno può aiutare tutto il resto. E infatti c'era del disordine durante la notte perché quando non c'erano più i soldati inservienti, quelli che avevano bisogno del pappagallo gridavano. Quelli che potevano alzarsi si alzavano loro, ma quelli che non potevano gridavano il pappagallo, eccetera. Io ero in una corsia con gli ufficiali italiani, eravamo, non ricordo più se in sei, mi pare, di cui uno senza le mani, eccetera. Io ero felice di avere semplicemente quel dolore lì, eccetera. Anche se mi ha fatto una visita il primo medico che mi ha visitato lì, aveva spirito, io ero sottotenente giovane, quello lì era un medico giovane, era in gamba, mi ha studiato bene, eccetera, ha detto guarda tu hai un soffio al cuore. È una cosa che è brutta, eccetera, ma spero a domenica Dio che si rimedia quello che non vada nei guai ridotti col cuore a straccio. E quelle notti lì sentivo gridare, mi ricordo una notte, mi alzavo perché sentire gridare, mi ricordo una notte, lo scrivo anche in uno dei miei libri, sento gridare così, dico, cos'hanno questi soldati che stanno. Sarà per questione del pappagallo di sicuro. Beh, vado a vedere, casomai posso dargli una mano anch'io a tirare fuori i pappagalli dove sono, a distribuirli, eccetera, fare quel poco che si può. Tanto dico, sono in. Avevamo non la divisa, ma la roba da dormire dell'esercito, non si capiva neanche che l'ufficiale andava ad aiutare i soldati, poteva essere criticabile, insomma.
vado lì, e mentre ero lì c'era questa Babilonia, eccetera, il pappagallo, vedevo che camminavo, dice, dammi il pappagallo, così. E dico, sì, adesso te lo do, ma sto dandolo un altro. Dammi il pappagallo, e tu bestemmi, e tutto, per non farsela addosso, poveraccio. Entrano dentro nell'ospedale, in un locale, con, mi pare di ricordare, con sei ufficiali. E poi c'era questo specie di porto di ballatoio, e poi di là c'era quel salone lì con i soldati, erano dentro in centinaia, non so se 300, 400, eccetera. E di notte quelli lì erano tutti in agitazione, quel muro lì così. A un certo punto dall'altra parte, sempre di quel salone lì dei soldati, entrano dentro nel salone lì dove c'erano tutti ricoverati, non mi ricordo più se quattro o sei suore polacche, che erano le suore polacche della lavanderia, che avevano l'ordine tassativo del comando italiano di non avere a che fare con i soldati italiani. Le solite cavolate dei nostri. Quelle lì, quando vedevano che c'erano quei momenti proprio il culmine di cagnara, così eccetera, senza permesso di nessuno veniva su e prendevano i pitali, eccetera, andavano a distribuirli, giravano, distribuirli. Ma poco tempo, neanche un'ora, eccetera, li ha messi tranquilli tutti. E mi ricordo che c'era un soldato, un alpino qui delle nostre parti, che con tutto giovane che era, gli avevano trovato un tumore che era spacciato, e allora non si alzava dal letto, stava lì seduto a guardare tutto quello che succedeva, e io ero passato via, l'avevo salutato con gli occhi così, e lui mi aveva anche salutato con gli occhi perché ci conoscevamo. E quando si è formato quel silenzio lì, si è messo a cantare, e cantava bene, era una canzone di ringraziamento alle suore, e dice, cara suora, cara suora, sì, che stupido commuovermi a morire in quel tempo lì. Cara suora, te ne prego. Tutti i miei compagni morti saranno di aspettarmi. Per parlare di queste cose. Professore, guarda che ci aspettano tutti di là, eh. Come? Ci aspettano tutti di là. Sì. Comunque, quella lì era una canzone cara suora, te ne prego, dai tu un fiore alla mia mamma.
che domani non arrivo, era veramente commovente. Le suore polacche sentirono quella canzone lì, sono andate lì vicino al letto a ringraziarlo. E così è stata un'esperienza anche quella lì.